L'Atletico Catania chiude il 2012 con una vittoria e comincia il girone di ritorno così come aveva aperto il campionato, cioè battendo lo Scicli, ritrovando il gol di Contarino e sfoderando una di quelle prove tutta rabbia e sacrificio che mancava da molte settimane. La squadra di Aiello ha superato un ottimo Scicli che ha venduto cara la pelle e che non ha mai smesso di lottare, se non all'85esimo, quando un perfetto colpo di testa di Intravaia si insacca nell'angolo basso senza che il portiere ospite potesse tentare l'intervento. Per Intravaia due gol in tre partite, ha azzeccato l'innesto di questo centravanti che, oltre ad essere juniores, lotta e si sacrifica, dando la possibilità alle altre due punte atletiste di godere di ampi spazi. Aiello, che in settimana si era visto penalizzato di un punto dalla Corte federale per vicende riguardanti la scorsa stagione, cambia un po' la formazione tipo. Turno di riposo per Mertoli e Lupo, in campo dal primo minuto Pidatella. Così davanti a colonna si posizionano Darigo, Zumbo, Pandolfo e Conti, in mediana Pidatella, Minutola e Grasso, in avanti Giuffrida, Contarino e Intravaia. Il 4-3-3 è ormai marchio di fabbrica atletista che con questo modulo riesce a dare più ampiezza alla propria manovra offensiva. Così nei primi 15 minuti l'Atletico crea due palle gol con Giuffrida e Contarino, entrambe vanificate. Lo stesso Contarino però si procura il fallo che genera il rigore segnato da Giuffrida. Per lui undicesimo gol in campionato. Non passano 5 minuti e arriva la perla di Simone Contarino che finalmente sblocca il suo digiuno dal gol con un bel diagonale dal vertice alto dell'area di rigore, fredda il portiere ospite. La ripresa vede subito lo Scicli accorciare le distanze e così per gli atletisti comincia a prendere piede la paura di vincere, che si manifesta con il gol del pari dai ragusani. Calano i fantasmi su Montepò quando Contarino riceve il doppio giallo che lascia in 10 i compagni. Gli innesti di Lupo e la Monaca danno vivacità alla manovra atletista che, se in 10 uomini, non smette mai di cercare la vittoria, che arriva a 5 dal termine, quando un perfetto cross di Lupo trova Intravaia lesto a svettare poderosamente di testa sul diretto avversario e facendo esplodere di gioia il comunale di Montepò. Il tripudio sulle spalle sorregge gli atletisti nei 5 minuti di recupero, sfociando la gioia di una vittoria stoica al triplice fischio. Una bella domenica di gioia a ridosso del Natale non poteva essere di miglior augurio. Adesso, dopo la pausa, la squadra di Aiello renderà visita al Forte Augusta, alla vigilia dell'Epifania, sperando di portare in dono agli avversari un bel sacco di carbone. Importante, Intravaia è un uomo in più nel nostro attacco, è un 94 che sicuramente ci ha fatto prendere oggi questi 3 punti importanti per la classifica. Una partita alla nostra portata, dopo il 2-0 siamo scesi nel secondo tempo un po' molli. Eravamo convinti di poter gestire il gioco, eravamo convinti di poter fare la nostra partita perché sappiamo le nostre potenzialità. Il problema è stato che il primo gol ha fatto il ragazzo un gran gol, il secondo è stata una piccola ingenuità nostra, nata da un fallo che non è stato fischiato, però non ci possiamo mettere a guardare gli errori arbitrali, dobbiamo guardare a noi stessi. Però poi Intravaia ha trovato un gran gol, ci ha regalato questi 3 punti.